Un tavolo tecnico per affrontare alcune esigenze legate ai rapporti finanziari fra la Regione Siciliana e lo Stato sarà presto istituito a Roma presso il Ministero dell'Economia. Lo ha assicurato il ministro Giovanni Tria al governatore Nello Musumeci nel corso dell'incontro avuto nella capitale. Musumeci, che era accompagnato dal vicepresidente e assessore all'economia Gaetano Armao, ha consegnato al titolare del Dicastero di Via 20 Settembre un documento che riassume le tematiche sulle quali è necessario pervenire in tempi rapidi a una soluzione. Sui rapporti finanziari Stato-Regione, il presidente Musumeci ha evidenziato la necessità che le Camere procedano celermente alla revisione delle norme di attuazione dello Statuto siciliano, ferme agli anni 60, la cui mancata approvazione ha reso di fatto inattuato il federalismo fiscale nell'isola. Altro argomento affrontato è la condizione di insularità. La Regione siciliana, infatti, oltre a un'arretratezza del tessuto produttivo dovuta soprattutto alla carenza di infrastrutture, sconta lo svantaggio della propria condizione di isola, che oltre a tutti i costi tipici dell'impresa, vi aggiunge quella legata ai trasporti, a causa della non compiuta continuità territoriale per la viabilità via mare, via terra e via aerea. Per l'assessore Armao il tavolo tecnico inoltre dovrà approfondire la materia dei regimi speciali e in particolare dovrà prevedere una fiscalità di vantaggio per le imprese e i cittadini residenti in Sicilia in materia di accise sui carburanti. In particolare Musumeci ha ribadito l'attenzione del ministro sulla possibile defiscalizzazione dei prodotti petroliferi per i cittadini residenti nell'isola, dove ogni anno si lavorano milioni di barili di petrolio, con conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti. Per quanto concerne la fiscalità delle autonomie locali siciliane, strettamente legata alle norme di attuazione dello statuto, il presidente Musumeci ha sottolineato al ministro Tria l'esigenza che gli enti locali siciliani, per il raggiungimento della piena autonomia finanziaria che consenta loro di superare le condizioni di dissesto o predissesto ampiamente diffuse, debbano poter contare, oltre che sul gettito dei tributi locali, anche sulle quote di gettito di tributi regionali e statali.